Donna Carmè! Donna Carmè! Donna Carmè, no! A chi? Donna Carmè! Ma chi sei? Ma chi è tuo me? E lo so! Ah, sei a Luca Castamanella! E me ne ero dimenticato! E non ti devi dimenticare! Ma perché, Don Antonio, dormi ancora! Sì, signore, dormi ancora, sì! Nessuno dormi! No, non ti preoccupare! Teresina! Non è successo niente! Non è successo niente, Ruor! Ma che c'è la facciata? Ho sbagliato poi! E non devi sbagliare! E io credevo che Teresina dormiva, no! Teresina non dorme né là né qua! Ho cambiato casa! È uscita. Ma com'è uscita? Si è vestita ed è uscita. E dove è andata? A messa. No, fa sempre questo, fa sempre questo. Dice che mi aspetta e poi se ne va senza di me. Che tu da presente a quest'ora? E c'è un motivo. Donna Carmè, c'è un motivo. Sentiamo i motivi, eh? Io prima di uscire. Ma ti fa bellina, bellina. Vi vedete, Mondria? Muoviti, perché se no non la trovi più mancata. Avete ragione, io vado. Vada. Ah! Che Donna c'è? Carmè. Certo. Recettabilità. San Bellina, no! Non ci va addosso! Che devi andare! Devi andare! Via! Niente, fidanzate di mia nipote! Che la vita l'ho per io! O prima insieme no, la ciappa adesso! Ma vedete un po'! Chi può tenere ragione, sembra un mento in questa cosa. Mi sei aiutato per sotto. C'è un po' d'acqua. Famigerato Filippo Capurro, evaso ieri dal carcere di San Vittore, sarebbe stato avvistato in Valle d'Aosta, nei pressi del traforo del Gran San Bernardo, da dove vi parliamo. Un testimone oculare, il signor Anselmo Chiambretti, infatti, sostiene di aver visto un uomo i cui dati somatici sembrano corrispondere a quelli del bandito. Ci dica, signor Chiambretti. Siamo in onda, posso parlare? Allora, dicevo, proprio qua a Siena, sul far delle 9, ho visto un uomo scendere dalla macchina. La famosa 1100 azzurra targata Pavia? No, era una 500 rossa targata Torino. È sceso, dicevo, e si è incabinato verso il confine francese, cantando una canzonetta napoletana. Ciò lascia supporre che Filippo Capurro sia diretto in fronte. Guardie confinarie, elicotteri e cani poliziotto setacciano la zona. Si spera che la cattura del pericoloso evaso possa avvenire nel giro di poche ore. Sì, è qua, è permesso? C'è nessuno? Posso trasire? Vuoi trase? Sono trasuta! Mi pensavo che eravate sorda! Ma non sapete leggere! Piano piano è solo la stampatella. È arrivato tanto a ieri, no? Sentite, Giovanotto, qua la domenica è guerra fredda, non vi ci mettete pure voi, ho capito proprio. Ma chi siete? Felicillo a servirvi. Desiderate? Ho portato il vestito a Don Antonio. Ah, va bene, poggiate qua e portate i miei saluti a Don Carlo. Mi faccio già portare pure i 15.000 lire che mi ha dato un marito vostro. Allora, punto uno, Don Antonio non è mio marito, è mio genero. Va bene. Va bene? Passa lui domani e parla. Non può essere, perché se mi arredi senza i 15.000 lire, non carmine il padruano a me. Ah, allora dovete attendere. Aspettiamo. Aspettate. Questo è il destino, dobbiamo aspettare. Ho già ritirato i 15.000 lire, no, tu senti. Allora, chi è sta? Mamma mia,
Ma come se fa? Una scena! Niente, Rita va la piatta! Cos'ha qua pianta? Cos'ha qua pianta, ma pianta ora! Perché chi l'ha una sera, non è tenuto a sapere! Ah, ma di nuovo andare a trovare un nervo, chissà che c'è tu! Una mattina quando metto perdere tutta a chiunque deve trovare le pantofole. E non sa qua via andare a fare. Io così ci comprisci che dico bene, ce l'ho. Dite benissimo. Non mi vedo convinto, però. State pazzia. sì, sì. È lunga, sì. È lunga. Non ti vedo convinto. Come? State pazzia. La volta passata. Ha trovato un errore a ta casa! Ma che dolore! Parliamo proprio, esci una, gli hanno trovato in esame! Ma vuoi dire che lo patata terna, ma aspetta che metto il parazzotto! Ecco! E addio la messa! E che ne parliamo qua? Ha già passato ora, ma ci fatta la roccia, domenica, oggi è domenica! Oggi è domenica, sì! C'è trovato terni, il settimo si riposò, invece ci mi sono perdi dosi! Guarda poi di coppa un modo ne avevo 15.000 lì che erano usati stamattina. O guarda poi quando l'ha giubilato l'ha messo più leggero. 8, 9, 10, 11 e 12. Erano 15, ci mancano 3.000 lì di gamma e due, siamo. Ci mancano 3.000 lì, erano 15.000 lì. Mo sono 12, 13, 14, ci mancano 3.000 lì di gamma e due. Allora c'era il saldo usato, erano 15.000 lire, ci mancano 3.000 lire, perché sono 12, ci mancano 3.000 lire, carne e buce! Ma ce l'hai con me! Carne e buce e 3.000 lire! Ma mi stai accusando di furto! Carne e buce! Ebbene sì! Obbio no! Perché i saldi in questa casa non bastano mai, hai capito? E io faccio i salti mortali! Che già fa la moltiplicazione del pane e dei pesci! Bello! E mi ci mancavo su visto stamattina! Ed è successo, come capita a volte, che la mia mano non volente cade nel portafoglio! Perché mi stanno facendo un carucino! Tu e mia figlia mi fanno cattolo televisore! Va bene, sì, perché a noi il televisore si spetta. Io dico di no. E io dico di sì. Io e tua figlia abbiamo bisogno dello spasso serale. E vi spassate la radio, perché adesso non posso, che già ci fate la spesa rubino. Eh già, perché il suo spasso serale se l'ha trovato, io per... invece noi fermiamo a fare la casetta. Oh, ma no, signora, andiamo tranquilli. Mogliamo spasso, mogliamo spasso, non ci fatte niente. Se non formo ti trovo la marca. Subito. Aro! Pare un mallone, invece lo fegato. Fegato. Essa me l'ha guaiato, me l'ha intossicata, me l'ha abbracciata. Sento. È colpa tua. Tu t'hai mutato a trecciare l'occhio con questo binocolo per vedere che fa Vincenzo cagato. Fatte tu. A me! Fatti di Vincenzo cagare, sono anche fatti di hai capito? Non è possibile che un uomo della mia stessa età, la mia stessa anzianità può fare la vita da una babbo che fa. Non te l'hai visto. Ma lei di grandezza. Lo fa la suocera di Vincenzo cagare e non mio suocera. Hai capito? Vincenzo cagare. Voi l'ombrone, ma no, l'ombrone, le forziane avanzate, le piante fuori, respirano. E invece sua madre grata, Antonio Pisello, appena mi sono parlato, non hanno passato voi! Madonna! Ma tu mi hai scusato, a te o la parola? Tu abbonarmi a mia figlia, non ti hai manco diritto la domanda, hai capito? Tu ti dovevi sposare uno dell'età tua, non a guaglione 17 anni, tu potevi essere figlio, tu tutto! Quello sentite? Oh, ha richiesto un capo. E se questa signora qua, non è mia moglie? No. È mia suocera. Ah, vostra suocera. Sì, sì. Mia moglie morì di parto 20 anni. Buon'anima. Per forza. Ha costringetto a fare due gemelli. Comandatemi. Ha costringetto. E perché tu non sei un padre? Sazzi. Sazzi. Non mi chiamo lei, ci viene a casa, da stanza che facciamo due gemelli. Yeah, tu sì. Perché
che tu sei zuzzuso, farabutto e mandrillo, tu sei! Ma guardate un poco, lo so da supporto alla suocera, senza manco di ne uspizzerà la moglie! Ma ne, Giovinotto! State zitto, state zitto! Oh, Giovinotto, è tu! Mi avete pittato! Grazie! Bravo, state andati tu! Non sto un guindo pesce! Benissimo! Ma va bene! Questo lo dovete andare a raccontare a Vincenzo Papà. Ragazzi. A chi non la dovete raccontare le parole che avete detto? A chi non la dovete raccontare? A chi? Guarda ancora, non siamo sempre passati. Sempre passati. E sono passato l'anno, me lo vuoi appena ci mi sono fatto andare a Orietto. Si è sciacca. Pronto, casco per te. Chi è? Pronto, casco per te, là. Pronto, grazie, computiello, computiello! No, che cazzo è? Cagace! Bene, scusate, ho sbagliato il numero! A ah, mamma, che sono andato a sbagliare pure là! Ma come si può fare? 100 metri di pressione, senza mai non capire neanche un fisico di atleta! E magari ha una moglie orfana di mamma! Ma la moglie! Ma la moglie! State zitto, quello che una donna al giorno! Signore, poi sono nascito con televisore! Tutto scritto qua! Ma arriverà il giorno dell'inchiesta e prendono quel cornutone e l'arrestano! Tutto qua, tutto scritto qua! E quando sono venuto non ti conosci, ma parola, ma chi sei? Sono Felice! Ah, ti ho venuto addosso con la casa mia! Signore. Felice di nome, Felicillo! Ah, Felicillo! Sono il cameriere del ristorante Il Pesce d'Oro. Pesce? D'Oro. E solo là potevo fare i gatti vuoi dire. E poi spiccio anche qualche faccenda per Don Carmine il sarto. Ah, lo sarto, per far piacere. Sarto, sarto. Sardo? Don Carmine, la mia. Sarto! Ah, posso tu? Prima hai detto sardo. Sono la taccarella che ti rimangia. Ma buona masata, infatti vi ho portato il fresco di lana. Che piacere, attendono un pochettino sull'uomo morto. Subito. Per adesso è morto, poi l'uomo non lo so come succederà. Senti, può fare una cosa? Dite. Dite. In una maniera nata ma passare un mese. Dagono pochi prezzi. Per poco poco, anche con uno spirano, dopo su quanto. Su, dite c'è voce. No, è senduzzata io. Non ti preoccupare. Piano piano, capito? Non camare. Poi vi apportate qua. Io faccio una botta secca e ve lo tiro. Ma la botta secca, quindi la piano piano. San mio parà prima. Piano piano non esce. Non è. Come non esce? Piano piano non esce. Ha già tirato o no? Uno spazzato, si piano piano. Piano piano, è piano piano. No, perché voi sì. Sembrate che non vi ma tenete la forza. Non vi preoccupate. Voi siete forzati. Te, e piano piano che non mi sento. Pronti? Piano, piano. Uno, due e tre. Tutto piano. Signora, mi dovete mandare una mano, chi si è sposato? No, siete tenente, ma non no, no, facciamo subito, subito. Ho sbagliato la presa. Uno, due, tre. Ecco fatto. Io ho sbagliato la presa. No, facciamo una cosa. Facite un massacro. Don Nando. Dico tu bene che è merda. Don Nando, facciamo così. Cambiamo tecnica. Voi girate il pieto dentro da sinistra verso destra. E io lo sciacquo a piante da destra verso sinistra. E Brim... Che Brim? Brim, che succede? Niente succede. Ma cadete il romano di sta vita, sta solo in pilata. San Pilato! Ma sono girare tutta la stanza, gira a destra e a sinistra, batte il recchio. E allora Roma a panza sotto! Ah sì, in una manata non andava a passarmi! Pronti? E che fate, non ti do a panza sotto! Scusa, mi sono confuso, pensavo che tenevo infilatino. No, invece me la c'è un filato. Ma ti devo a panza sotto. E tu che fai? Subito. Tu che fai? Ve lo sfilo. Ve lo sfido, non vi preoccupate. Facciamo c'è rosso, per favore, non mi cambia un po' passo di là. Perché voi dovete stare ferma. Che sto facendo lì? Sei pigliato a ringrazio! Signore, non sto facendo ancora niente. Per favore, come fa serena? Mettetevi in posizione, Guardate! Per aiutarvi. Non mi aiutare, così, se no qua, che è? A te fa così, la serena non mi fa male, non mi fa. Allora, pronti? Oggi. Qua in questa posizione così. Ecco, qua. Uno, due, tre. Signora, venite a collaborare. Datemi una mano, tirate a questa parte qua, pigliatelo per sotto la papera. Ho figli per recchia, presi per me! No! Voglio mai ti tengo uno sgarro velocità con Mabrina, voi rimanete che recchia in mano. Che lo stai aspettando?
che tu scarichi la settimana, a non se ne occupa, mi spezzo. Non preoccupare. Siamo pronti? Ma va! Tira il signore. Ma va! Una, due, tre, oh! Fino! Oh! Buongiorno! Oh! Buongiorno, buongiorno! Chi è? Chi è? La macchinetta, buongiorno! Voi che conferire con signor Pisella, io? Che volete conferire? Pisella! Dite, dite! Insomma, dov'è sarà Pisella? Sta qua! Patatere, tengo il pisello sotto! Oh! Sì, tengo un Eccolo, Pitello! Ciao! Però non ti stupare! No, capo, ti si fa un piacere, bella! E invece sì! Signora! Se ne fanno poco che fa! Ah, bella, voglio che se non è un momento, il pisello serve a me! Fatta zitti, per favore, avvicinatevi, che a me le persone mi piace guardarle in faccia! Bene, bene! Bene, bene! Bene, bene! Bene, bene! Bene, bene! A Galato! Io avevo appuntamento con lei, sa? Oh, madonna mia, ti stai aspettando! Perché hai tardato? Ma pure lì da casa, per fai venire! Io Ezra, un saggio buono chi sei? Ma sai? Io Ezra, intervistatrice di ITL! Robe Dram! Sì, scusami! Istituto Indagini Tempo Libero! E come pigli fuoco a me? Vuoi alla scienza? Sto conto cento! Ubi che si tratta di dram! Ah, fa parlano! E che lesse? Sta conto cento indagini! Su come trascorre tempo libera lavoratore media italiana, già? Ah, ma sei brutto! Ma vedo che essere occupato, sì. Poi se tornare più tardi! Sì. Torna fra una mezz'ora, così anzogna, squadriamo subito su. Io! Torna su mano prossima! Nein! Esperienza, insegnare che questi indagini uscire meglio quando toccare con mano! Ma che mano? Signori, ma mi ha dato qua che mano? Lascia fa! Comando, per usare eufemismo! Ma non se ne rendono di tedesco? Tornano sempre! Ma che mo si chiama eufemismo? Tu vuoi da giacire? Voglio dire, signora, che queste indagini uscire meglio quanto soggetto si mette nudo! Ma ridi che già sentite la casa la banana mia figlia, ma... Spero non dispiacere, Pitella! Ma non dispiace! Tu aprirai con me! Andiamo a roba da capo a Pier quando venite, non vi preoccupate! Bene! Allora, tu, Pitello, alza Pitello! Non posso, lo tengo schiacciato! E tu alza lo stesso, alza lo stesso! Va bene! Hai già il suo pisillo, eh? È venuto papà il suo pisillo. Ma c'è lo stesso, vieni che ti si vede la tua volta che le trasi cadde, faccio succedere la 48! Carmela! È una visita d'ufficio, quello deve venire per forza per favore! Perché non si chiama ufficio, signore? Ma aveva ragione, signora! Pur cui, api, sei con me cavo, ma ti dà un cipito cucchiello. Un metro di cucchiello, tu! Pisello, dove c'è gusto non c'è perdenza! Faccio succedere una chissà cagò! Subito facciamo, ma no! Ma da già via per re! Pigliatelo, signore, pronti? Uno, due e tre! Non se n'è venuto. Te ne devi andare? No, no, fatta no, male, sì! Te ne devi andare! Sono contento! Mi devi aiutare! Me ne dovete andare! Sto parente che non si mette... Mannaggia, chi da qui... Facciamo così. Facciamo così. No, non li voglio. Faccia libera, è una questione di principio. Ah, trovato. Che c'è? Ma cadde un beppo un cartellato. Chi è che sta? Ferraro punto Nubica. Ma in guaiare un mele che pure a chi non dare. Cliente mio, io vado là e mi faccio prestare un martello e uno scalpello. E che me ne andare? Il colonniere, quello di una botta secca uscata. A chi? 5 minuti e sarete libero. Vengo subito. Don Antonio, fra un minuto sarete libero. Non venire più. Non venire più! Voglio stare con la vostra guerra, per favore, annaffiato! Non venire più! Chi lo vado a dare la itta? Attenzione, segnalati mea! E noi quello che ci hanno, hai capito? Perché tanto il televisore non tocca! Non sto piangendo per il televisore! E allora se non sei cagnando pure lei, per quale motivo stai cagnando, mamma? La prima cosa non mi chiama mamma, che siamo tutti e due 36. Sto piangendo perché tu davanti ai strani mi rifacciate vita nei sacrifici. A me, che sono stata mamma, nonna, mamma, sposa senza marito, con i turbamenti dello spirito e i fremiti della carne. Aspira, aspira, cambiamo tutti come non tutti più.
Io la nonna dei miei figli non me la scuso. E chi ti vuole? Allora. Chi ti vuole? A te sai che ti ci vuole? Tu non è che le sciacquette come sciuto mamma? Non posso solo le dice sta a me. Siamo in miseria, guarda, quando vedi, me ne vado, me ne torno appositano. Non so pitano che mi fai sprazzare sta servizio, ma quando fai, quando fai? Faccio. Appositano. Guardi che io appositano, tengo 7 appartamenti, terreni, tengo 4 frati, appositano. Sì, ma zia Sor, non c'è canonico, ma sempre cavo sta, sempre. Questa volta lo faccio, va bene? Perché guarda, pure che a perdere ci va tua figlia, stavolta me ne manca, me ne torno appositano. Lo fai veramente? Sì, lo faccio veramente. Quando? Oggi stesso. Dio ti ringrazio. Parto fra 8 giorni. Ma non metto oggi stesso. Oggi ho preso la decisione. A giovere prima che le che combino con quella là. Poi fra 8 giorni. Come una serva. Nonna. Papi. Nonna. Papi. Ma che è qui entra la nonna e l'altro? Ma che c'è? Indovinate a chi ho visto? Non è dolo, se tenete il coraggio, indovinate! Ma quale coraggio c'è da me? Chi ha già indovinato? Che cosa? Ho visto a Capurro! Ma non può essere! È quello che dico pure io! E io dico di sì! E io dico di no! Sì! No! Sì! No! Sì! Sì! No. Ehi! Ma quando è andato adesso Capurro per camminare ancora per l'estate di Napoli? Papone! Non mi chiama Papone che da più cosa apprezza, capito? Ma che è sto Papone? Papone! Una P solo, se vuoi dire. Una sola P. Papo capu. Papone. Non ti no, va bene. Hai capito no, papà. Va bene, ti chiamo papi, va bene. Chiamo papi, papato. Papi, ma tu quale capurre, capito? Ah? Quello che ha scritto quella famosa canzone, che a me. Come si chiama? Mi ha ricordato. Chi mi piglia per francese? Magari poteva essere issa, e invece no. Magari la potavia issa, Mirka. Non è vero che tu tenne speciale questo, Capurro. Siendo a Christ, che tenne speciale. 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 Guarda me, Capurro. Uomo. Capurro. Uomo. Capurro. Uomo. E che tengo a pago scienza questo uomo? Che tiene? 5 distributori di benzina rapinati! 3 coppie di fidanzati derubati! 7 pensionati nelle ferrovie! E una bomba nella metropolitana di Milano! Oh, boom! Ma che tengo a pago scienza? Chi sono uomini? Sempre, è vero, Giocco! Sta cambiando il tempo! È vero, Terry!
mi si è fatto scuro scuro. Guacciacco, non ti sfugge niente. Tenga qualità! No, mio cosa che fa? Che fai? Adesso vado. Corro. Sì. Dico che siamo tornati dalla messa, sì. E poi ricorro. Subito da te. Va bene, vai. Vado. Lo fai subito. Come veloce dai, capito? Vai. Superpoteri. Ma. Vado. Giacco. Cre. Ma che tu vuoi mangiare a pranzo? Ah, faccio domenica. Volete leggere un menù così? Forse è meglio un po' che il riso in bianco. Esatto. La domenica è idea. Eh sì, il riso in bianco è meglio perché questo fatto di capurro ha scombussolato un po' la pancia. Hai ragione, poverino. Allora vai. E torna subito. E spram. Che non incontria sto capurro. No. Si muove, non faccio fammarenna. Che dici? Giacco! Ma perché? Ma raccomando, si la vista contro, non ti impicciare, fatte fatta tua. Ti preoccupare. Giacco! Ma perché? Tu la vista impicciare. Papà, tu a Giacco non lo conosci proprio. Chi sei tremendo? Chi su qua? Ma Natale, io non sono solo tremendo, sono pure tru. No. Ma meglio che me ne va. Ma io me ne vado, se no devo dare la dimostrazione di quanto fai. No, se non dai, se non dai andare. Ma come si può fare, ce ne stanno scema a Napoli. Il presidente ti sei preso, il presidente. Nonna, tiene ragione tuo padre, vedo che l'armonia familiare è completa. Ma come si può fare, io fai. Chi lo fede? Ah, è tremendo! Corro, perché figli c'è papà. Ho ti sei pigliato bene. A me non mi piace proprio come trattate a Giacco, che è lo mio. E che l'hai avuto barba, perché se ne chiuso un chiavo di barba a priesi. Che l'hai colpato, non fanno. Oh, mamma mia, vita, non so capire, mamma mia. Papà! Ma tu veramente ti devi l'annaffiatoio vicino al piede? Questo sto scherzando. Ma orecchie, non lo so. Ma è inutile che fai, inutile che bici. Hai da pigliare un martello o scartiello perché è così. Ma come fa? Oh Gesù, e che ci vuole? L'aria in ingegneria idraulica? Si passa un po' di vano, ma acciso. Babbo, andiamo a fare il risaggiare. Anche perché dalla settimana prossima il risaggiacco lo devi fare da sola, perché la nonna se ne va positata. Cattivo, che hai fatto? Invece di mortificarla, questa santa donna te la vista sposata. Ecco! Ma se non ma qui! Andate a buttare il riso mangiato! Camera! Andate a sposare la Doris! Andate a sposare! Un po' capita, non è figlio mio! Di come sta bucata al giarello! Ma sposare! Ma non si piace la femmina, non piace a sposare! Ah, Ricciare! Scusa mia! Ma siamo ancora lasciati, piangere le spirito! E sto scendendo la rabbia ora in mezzo facendo la guerra per capire! Pronto? Casa fischiaria uomo, fischiaria uomo, come l'hai capito? Casa fischiaria uomo, la casa fischiaria uomo, no, e che casa è? Oh, cacace, e con chi parlo? Ma siete proprio cacace in persona, vi siete alzati adesso. Cacace,
Cunnato! Dammi a breve, se scedato, o cunnato, o se mette chi che l'altro mi vuole sposarsi in pianto, o rinse, con una nonna si mangiate, ma ormai già si mangiate con i simpianti, che già ti devo succedere le panze. Mani in alto, hai dato il palo in spalla. Ma non è possibile. Mani in alto, faccio ritto. Aspettate un momento. No, faccio ritto. Ma che faccia fa? Caccia fa? La depressa. E ricomponetevi. Ma voi da quale disgraziato di sarto vi fate vestire? Ho fatto il lungo, faccio schifo. Non ma sono cara la cura. Lo so. Scusate, ma voi chi siete? Niente. Non mi avete riconosciuto. Ma me non tengo il suo piacere. Ma mi faccio riconoscere. Capurro! Metto una sega! Capurro! Sì! Sì! Non gridate! No, sì! Papà amore! Chi ci sta in casa oltre a voi? Mamma e mia figlia! Benissimo! Sì. Mostrate una buona assenza! Sì! Ha rapito buone le braccia! Sì. E ha calato il regno! Cioè, a Ciacalevi, Monsignor, voleva dire. Presso, non, aspettate, no, non ci dobbiamo. Voleva dire. Lasciate i bracci e ha rapito buone il reggio. Ha rapito il reggio, ha lasciato il reggio. Fatemi parlare. Non mi preoccupate, per la calmata, non stavi solo. Sai, non mi fate dire niente così. Ma amore, voi ha detto che ha calato il reggio. Ehi, ma facciate parlare. Non mi preoccupate. Tu. Mi servono 8 ore di sicurezza. Sì, sì. L'amico Romiglio mi sta preparando un imbarco clandestino, sì, su una nave che mi porterà direttamente in Africa. In Africa? Vabbè. Sì, come si chiama? Per favore. Per favore. Mi interessa. Vabbè, non mi interessa. Per favore. Dobbiamo creare famiglia. E non compariello, Roma. Mi fa piacere. Vabbè, mi sta aspettando al posto. No, grazie. Se fate il bravo, sì, Capurro non vi tocca. Ma se appena appena mi accorgo che cercate di farmi questo. Non mi preoccupare. Pele e contropelo, sciambe e frizioni, servizio completo, mi sono spiegato. Dico domenica e merda. Allora stanno mamma e vostra figlia. Stanno di quale? Che stanno facendo? Stanno facendo il viso per Giac. Ah, stanno andando un viso per Watt. No, no. E Giacchino. No? Ah, Watt questo si chiama Giacchino. No, Giacchino, ho fidanzato e mia figlia. Niente di me. La figlia vostra l'avete messa a fare amore con un altro. No, aspettate, capito, no, aspettate. Non c'è nervosismo appena cominciato. No, aspettate. Io ho fatto in questa casa, non ci sta proprio. Ma chi è sto Giacchino? Ho innamorato di mia figlia. Come avete detto che si chiama Giacchino? Aspettate. Calmate, ma cazzo la faccio, ditelo prima, nome e cognome. Sì, oh. Cioè no, aspetta, Giacchino è il pezzeggio vivo, Giacchino è un nome. Guardate,
Allora non so, se stavo in su! Sentite, facete quello che mi ha vinto a fare, lasciamo perdere il sasso! No, non ti ammalazzare! Ma stiamo pigliando il manzino! Ma è una questione, ma spiega su qua! Non mi piace il manzino! Ma è una questione dei principi, mo! Andiamoci, mi devo mangiare il. Ma prima di tutto bisogna stabilire con precisione chi cancro ci sta là! Ma me l'hai già detto! Sentite, ci sta mamma e mia prima! Ah, è già! Jack, non ci sta, non ci sta! Allora Giacchino! Neanche Giacchino! Mi spacca la casa! Se dite, ma che mi sta pigliando con questa bella moglie! Fate venire tutti quelli che stanno alla sì. Animale, quadro, cano, quattro! Tutta a casa! L'arco di noi, non mi preoccupare! Forza! Mamma! Io non c'ho parole! Che è successo? Ieri ci siamo appiccicati! Mamma. Sì, perché ci ha schiattato la fitta dei cipolla a presa, beh, ma non l'ha fatta bene. Ma se rispetta, la mamma è sempre la mamma. Ha fatto una fitta. Ma che significa? Vado, no. Fate pace, chiamate la mammina. No, non la chiamo. Chiamate mammina, no. Facete pace. Non la chiamo. Ma che plastica, mammina. Mammina. Oh, oh. Mammina! Bravo! Vieni di qua, anche te vicina! E pure Giacchino! Giacchino non da un'è a mangiare! E allora Giacchino! E pure Giacchino da un'è a mangiare! Senti, ti vai a sparare! Lo sapevo che funzionava così! Lo sapevo! Ma devi venire le donne di qua! Ma no! Ma da terra! Vieni qua fuori! C'è una sorpresa! Ma sei ciungato allora! Andate in una notte, che è la mammina! Venite! Vieni qua, c'è una cosa qua, vieni qua! Bambino! C'è una visita! Bellissimo! Gli amici di questa casa non ne sono più! Buongiorno! Ma che schiantate la piante di limone! Dove andate voi? Ma Positano, ma non buttavo, aiuti! Uè, ma chiamato ad un giro! Avete capito chi la vita che fa o no? Mamma Capurro! Capurro non Capurro su voglio giro, ma da poco voglio un giro! Capurro? Capurro! Detto una sega! Capurro! Faccio facita bravo! Chi non troppo là voi? Mamma Rogano! Ho chiamato a vostra figlia! Mia figlia viene piangendo! Come mai la viene chiamata? Teresina! La donna mia bella! Me ne vengo pure io, Positano, con te! Ma le qua l'ha caputo! Mia figlia e i servizi. E i servizi, da quell'altra parte sono la stanza mia. Quanti ingressi ci stanno? Soltanto quello, è una casa d'inghiera. Una casa d'inghiera. Benissimo, allora stiamo a posto. Adesso ascoltatemi bene. Sì. Aspettate. Naso! Va bene là! Naso! Va bene là! Sì signora, aspettate, allora volete voi, signor, ma che va aspettate, passate sì. Va bene. Dunque. Tardi! No! Adesso vi ripeto un'altra volta il discorso. Oh, l'avete fatto già! Non si è fatto prima, voi ingiassite, lo faccio l'altra, dice con l'altra. Dunque. Terri! Ha già aspettato che scuro una notte, perché devo raggiungere il porto, come ti dicevo. Il salamico mio che mi ha preparato un imbarco con una nave che fa in Africa. Bella l'Africa! A voi non vi voglierà fastidio! Ma figuratevi! Va bene, però se mi accorgo che qualcuno di voi cerca di farmi qui. E chi si permette? Signore! Ma avete visto anche la patente di pistola a mano, no? A voi è questa la spada! Fate bene, fate bene! Però se mi accorgo che qualcuno di voi cerca di farmi questo. Fate come se stesse a casa vostra! Signor! E me la facete per sta prezzo, le minaccia, no? Minaccia? Oh. Se qualcuno di voi cerca di farmi peso,
Ti faccio una straccia qua! Maronna, chi è? Non lo so, è una casa d'inchiere. Non puoi muovere da loro. Ciacci, la tutti. No, perché? Allora, che porco, sto una faccia e anche catapelica. La giacca della mia. Oh, atta, vengo a mangiare. Se mi si metti malissimo. Se metti malissimo, poi roba tua. Fate finta di niente, fate finta di niente. Ma silenzio. Che se muove, non lo so. Silenzio. Ma che bello! Don Antonio, fermi! Giacco, guardi in faccia a me. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Tutto c'è! Tutto c'è! Tornando! Tu sei tutto c'è! Io non so c'è! No! Perché se quando me ne sono andato fosse venuto con me, vi accorgevate io quanto fede! Ma no! Ma no, no, questo fede mio, anche tu figlio. Ma avete voglia buio. Giacca di. Ma come? Guarda, non faccio nata a voi. Sei bellissima. Grazie. Guarda qua. Che combinata. Che combinata. Combinata? Tu e Alice, che è combinato? Ah, io? Ah, mentre stavo andando ad avvisare a mamma, indovinate che ho incontrato? A Capurro? Esatto! E Clarita? Che gli ho detto? Che gli ho fatto? E che l'hai fatto? Che l'ho scommato di mazzare. Poi ho chiamato la polizia e ci ho detto: sentite, venite a Villa Pigliacchi e buttate le nate a Milano, perché noi a Napoli già stiamo chi ne vasa. Bravo. Che se le dite la polizia? Non mi ricordo chi è. Capurro. Detta una sega. Mamma mia, patate! Due minuti e sarete liberi! Sparate! Ci fate affissi di sparare! Ma non l'ho fatta apposta! Ho fatto così! Parla con nessuno. Con nessuno devi parlare, hai capito? Disgraziato, sto lampaccio. Ma proprio su moglie incarnita, ma mi aveva tirato la martellata. Ma pare che la colpa è la mia. Ma te tieni tu? Dove ce l'ha? Sa ci era dando un voce di nuovo. Lo so io. Mi sbaglio. Naso! Chi è? Naso, ma con me, Naso. Naso, che c'è? Il giovanotto. Chi è? Già. Beh. Vorrebbe essere accompagnato là. Là? Ah, là. Ma
Ma là, che significa? Ma non lo so, ma non lo fa. Ma là! In the water! Ah, in docesse! Ah, è parlato italiano! In the water! Si lo chiama lì! Sempre se il naso permette! Bravo, io come la capito! Sempre si nasce il cane per me. Sì. Avanti, portatelo di là, accompagnatelo. Grazie, figlio. Chi è il figlio? Chi è il tuo figlio? Ma Filippo, scioccone. Fraterno, figlio. Guardate come ci mazzeva. Guardate che modo è camminato. Quattro stagioni. Guarda, adesso va a mamma di un mazzo. Ah, mi sa, una sera che mia suocera... Sei innamorato di voi. È quella che si ci manca un po'. Ha già dice la verità. Da quando Don Filippo ha messo piede in questa casa, ha colpito parecchie persone. Poni tutto attento, perché se no non vuol partire col fischivo, come rivero, hai capito? E dove? Non dallo mai, capito? Dove? No, quella che hai pensato tu. Non vuol peccato, io non ti dice. E allora mi sto pensando. Capito? Dove? Chi è? Ma che ti indoce se stanno a pazziare la campagna? Magari la contava. Ma chi sta ancora qua? Ma che c'è la punta a te? Non dico niente di parli. Andate. Ma perché ti viste poco cosa? Sta per ragionare, una siega per la chiama, bella. Chiama, guarda ma chi sta andando, è buttata l'alba. Ma chi sta? Ma voi l'avete sentito? Ma ha pigliato buon frate! Cristo! Ma capite che stai parlando un frate veramente? Uno qui si mette a fare la corretta! Tanto zitta, capite? Da faccio un scombino! Io ho buttato la fiala! Guardami la lanza! Calma, calma! Ma tu vieni che tu meni! Mamma mia! Andiamo! Ufficiato! Guerri! Mi fa male così! Ti faccio male così, ti faccio male! Giacco, ma noi ci dobbiamo fare una corsa! Una corsa? Ma chi me la dà la morte? Giacco, ti ho detto che sei andato fuori! Ma potevo spazzare il coscio quando sei usato in casa, no? Tanta cosa, capito? Camurro! Ah, se ci ha la casa per fuoco buco. E cioè, sarebbe? Aramma? Ma no, è un po' più sicuro. Non raccomando, Aramma? Io ti parlo di lupinolo. Ma che devo guardare? Guardate che lupinolo! Guardate verso l'alto. C'è un terrazzo. Che devo guardare? Un attico, signore. L'ho passato, dice, sta una piscina. Bravo. A porta di una piscina sta camminando lo signore, che ho un pantaloncino verde a qua, e capito le luci, una specie di tarzano. Una specie, bravo. Dice, dice, sta una femmina, una e nuanti, in due pezzi. E se, come sei uno prosperoso, un mazzo come a porta capuana. Scusate, Nando, ma voi come fate a sapere tutte queste cose? Tutto scritto qua. Siete un investigatore privato? Tengo l'hobby di cacace. E chi è tu, papà? La morta mia, capo, la morta mia. Ah. Quella è la casa che fa per voi. Ma io vi ringrazio, ma sono con buona aroma troppo. Volete così? Un, due, tre, io vieni ad aroma. Due, tre, un, due, tre, un, due, tre, ma dove mi state portando? Ti portiamo dentro a quell'altra stanza. Accustito, strano, poco copponi. E poi essere, fai uno suono. No! Portatemi un'altra volta nel bagno! Oh, ma da voi! Ma che devo dare conto a te? Nasone! Ma da voi, da nasone! Guaggio! Guaggio, c'è il clavo, lì, che tanto fatto prima io non faccio! No! Ma quando ma su guaglione ogni tette le bande! Voglio una lascia con un difetto! Giacco, ma che devi sentare, ci fa passare bene che tu hai in compagno. Ma no, ma se il Giacco non ti sento bene, che deve fare? Sta casa sola. Invece no, no, perché il vostro bagno mi affretta di più lo stimolo. Come affretta lo stimolo? Non lo so, il bagno con l'asciugare là sopra. Sì, 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 ci penso io, sì. Naso, che dite?
dite? L'affrettiamo un po' con lo stimolo del ragazzo. E va bene, va, l'affrettiamo, sì signore. Andiamo. Un, due, tre. Stella, un, due, tre. Patata! Che vi accompagno io. Che bella idea. Sapete che ha pensato? Mentre il ragazzo si stimola, io e voi parliamo del più e del meno. Ma che te ne immagini, sono tutte... Vogliamo parlare del per? Ma che la parola? Del diviso? Oh, Donato, ricordatevi, e il tengo sotto di... Mi spiego? No, la figlia vostra, no, è questo. Dica a lei, portata di mano, sparate lei. Prima la figlia vostra, parocca, sparate lei. Ti conviene, sparate a essa. Ci calmiamo tutti quanti. Andando, ma sono banane in questa casa. Un'arancia, una mela, una bicocca. E da copione. Fare in modo che scappare da questo galeotto. Ne la paro! Mi sta all'odere il re, mi sta un puttanato per me, ma si fa finire il friariero, hai capito? Non devi guidare! Una parola, dici! Ho un'idea per la testa. Voi? Ma te la dico. Dito. Per scappare, a te ti dava un grande schiatto, niente di male. E vai da muri subito. Pronto, poi vai, vieni qua, non mi dà toccato, non devi gridare. Ma ci devi venire per finta, apposta. Non volete ricere, chi va a strada? Ho preso una menopausa, non avrei tempo. Aspetta. Per finta, apposta. Per finta, tu devi andare nel bagno, devi andare, apri il bagno, la porta, dove ci sta un finestrino. Lo sali, apri il finestrino, ti butti giù a vivere sulla catramma e corre dei carabinieri e dici quello che stanno passando lì a sta casa. Hai capito? Vuoi ripetere un po' quello che ti ho detto? Che cosa? Quello che ti di qua. Le istruzioni? Sì, allora mi faccio... Non devi gridare! Ti hai fatto male? No. Dunque, allora, mi faccio venire un grande male di pancia per figlia. Chiedi permesso a una segretaria di andare dentro al cesso. Vado nel bagno, però ci sta un finestrino. Arriva, porto lo cesso. C'è un finestrino. Arriva un finestrino, mi arrampico, salto giù sulla catrampa. Salto giù sulla catrampa e corro a chiamare i carabinieri. Avevo detto che eri ignorante. Chissà per me. Ma quando c'è intelligente. Grazie. Hai capito bene. Devi dire una cosa. Quando era buon funestiero e ti stanno proprio a fine, perché con funestiero a Catran ci stanno 25 metri. Capito? Quindi piano piano, dietro esso. Non mi chiamo nada loco, questa cosa. O paracaduto addosso sotto la vaschetta. Cazzo e comaragato, ma pigliate per battomano, pigliate e faccio un battomano. Ma che cazzo state dicendo? Mi scassicco. Cazzo e battomano, anche a me i carabinieri. Tu dove c'è, ci devi andare spesso. Quando ci sono io spesso. Ah, è passata abbastanza mia figlia, era poco molto pigliato lo giuro. Te ne pigli nato, poi è lui che sta a casa. Ti va calando. A calare con lui che sta a casa. No, capito. Che se... L'idea è buona, Don Andò. Io lo faccio venire male, e voi corrite a chiamare i carabinieri. Ma come faccio? Tengo l'opera così. Correte piano piano. Ma se vado piano i carabinieri non mi credo. Io mi metto paura. La ma passa a fuoco. E la mamma fa la mamma già calata 25 metri. Ma come hai capito? No, ti posso far calcio da chi? Stai vicino a me, ma mi chiamo malevanza, non vuoi dare se ne accorgi. Lo saccia fa. La cosa deve essere... Naturale. Naturale. Tu hai capito? Naturale. Lo saccia fa. Fanno fare una rana che poi... Lo saccia fa. Sì. Quello, non mi ha fatto. Deve essere... Non abbiamo niente da dirci. Come me la... Sai che tu stai perdendo?
Facci che lo sto lassando per ci vuole. Siete tutti uguali. Ma facete mo piacere, ma come farò? Ma come state a fare, cagnolo voi? Non la sopporto più, so come fate? Sono 20 anni che la sopporto. Ah, ma se continua così, asparo, ma no? Lo dovevate fare appena entrato in questa casa. Ma come è possibile? Ad pezzo non può finire di dire. Ti ha azzeccato un uomo con una sanguetta. Quello è sanguigno. Mamma lo cazzo. Ma chi mi ha cercato a me? Lo chi mi ha cercato in vita? Che fate lei così? Ma bella. Ma che state che insieme a voi? Ciao. Ciao. Aro. Salutare, ehi, ciao! Vedo che ti sparo in capo, sai? Non ti ero a mezzo, che stanno sotto a vivere con una pistola, che non mi saluto. Vediamo ora, ciao! Non ti muovo l'altro! Ci vanno uscire! Sono 3 ore, non c'è più di non muovo l'altro! Ma che ti dà salutare? Ma ci ti chiamano così! Ma per è chiuso! Fate qua, posto questo, ma non ti tocca la cosa! Lei, chi sono qui? Vabbè, l'uomo! Vedi, tempo! A davo. A che cosa stanno facendo? I mostarelli? Ma guarda, ma che lei ma quando mai su qua? A caccia piavo? Non signore, ma perché per nervosi a una sega? Ma che c'ha? Se chi sono capi cazzo di? Ma che vuoi tu? Però c'è non sa che mossa. Non me ci sta niente a fare, voglio. Ma chi ti si pensa? Calma pelle. Mi ma la città che si caiva lì? A volte mo? Ho fatto successo. Mamma mia! Che sarà? E che sta tornando? Mamma mia, come fa brutto? Copi! Saranno stati i codini ieri sera. Ma perché ti hai mandato i codini ieri sera? Quattro, me ne hanno già tutto qui. Ma non ce l'hai l'uomo? No, tutto qua, così. Ma tutte le lune. Stanno facendo un sagliescino, stanno facendo. Chiamo, bella. Non so provvedere. Che vuoi sto facendo con te? Ragazzi, no, e che tu, come? Un capo. Che ne fai? Ma chi si muore a presto, no? Tutto uscito, ma quanto se ne andato? Ma che qua? Occupato! Ma chi si sa? Che non sta sta cazzo non c'è nelle vostre! Ma ancora cazzo di me! Ma capo lui! Ma no, non si deve si muore! Giacca, hai stimolato bene? Sì, tanto! E allora andiamo di là! No! Io voglio restare qua! Voglio tutti la muovere di mia vita, capite? Che mia da sole! Da capo della sole! Stai attento, perché io adesso tengo la forza! Mi sei una forza! Ma piacere di darti e portati là là! Dai presto! Niti, papi, ci penso io! Super Giacco, per il cielo! Non fare super sciocchezze! Io voglio restare super qua! Tu sei super sceme, tra via via! Ma non volevi dire, no, no! Voglio restare qua! Cammino! Portatelo a chi sta là! Ma se vogliono avere chi cacchio, sua figlia! State zitto tu! Fumagliello! Guaglio! Ma tu puoi credere che stai parlando con Kings? Io ti sono per volo! E che ci vedo tra uno! Grazie, tu sta qua, grazie! Tu vada la mia! Lassarmi, la cazzina! Basta! Basta! Puttate, ma chi sta là? Ma che cazzo? Lo vado a Milano! Ma tanto! La cazzina! Guarda, ma guarda qui! Portatelo di là! Giacco, vieni! Cazzina, ti sono castrato, sti rumi! Vada a Milano! Chiama bene! La cazzina l'hai mazzata! Come gli hai vicino a me? Allora, tu dai! Come gli hai vicino a me? Chiama bene! Come gli hai vicino a me? Orlando! E ogni tanto succede. Ha chiamato, ma ho un stomaco, ma non ti accompagnavo. Chiama belle, ah. Ma che sa fa, si cade in dopo. A te finisci. Cretina, e a scatto a porti si butta con la faccia. Ma la vuoi smettere? Ah,
Oh, vicino a me. Ma perché devi dare? Ma non è la cosa! Non ce la faccio io! Le ha fornite, capite che le ha fornite? Vicino a me. Ma perché devi dare la cosa? Come venire vicino a me. E come mi stai chiamando, scusa? Come mi stai chiamando? E ogni tanto chiama una zappata. Eppure andando Antonio, Ricchione, come venire, e ogni tanto chiama una zappata. Come ti chiama, scusa? Come ti chiama? Come ti non lo so. Ma ti chiama Gaglio? Un Gaglio, guarda. Gaglio. Mi dà fastidio quando mi chiamano come venire. Ma che è? Ma da per me. Dai, Teo, mi dici Gaglio. Facitevi i cazzo vuoi. Basta, volevi basta! Basta, basta! Ma adesso è alla tinta! Basta! Scema! Ma quando stai invocato così non gli è a casa la gente! Bravo, come hai detto? Bravo, mi ha scippato tutto l'andato, te non lo dici che sta male! Scassate pure la burzetta, eh! La burzetta! Su cretina! Adesso basta! Non viene vicino a me! Basta! Chi si dà una pistola a mano, capo? Non lo so, ma sta rendendo conto, no? Una giura giocata, faccio questo ogni caso! E infatti me l'hanno capitato! Basta adesso! Mamma mia, sta tutta in forza, sta, basta! Pure lui ha capito come è sta casa. Ma poi fai di tre. Sbagliato a faccia me. Ma fa mettere più chi? Niente. È libero. Libero? Chi è libero? Chi è che è libero? Insight è libero. Sono tutto suonato, aspettavo. Ho detto libero. Ma chi? Chi è? Guarda a me, tu sei libero, io che ne so? Libero no, dicevo... Ma volessi lo fare un manicomio? No, è libero, su che vado a Fosignano si chiama libero. Ma qua libero, per favore! Libero, come cazzo? No, forse quello Don Antonio voleva sapere se è libero, cioè se è fidanzato. No, quando no? Ma perché non da quello voi? No, ma non mi interessa. Voi siete fidanzati, siete libero. Guardate. E a te che non posso, sono di cosa per parlare. E che mamma vai a te? Ma lì c'è oggi? Ma chi? Ma tu chi? Hai diritto, sei libero. Ma mica è libero tu. Ma è che è libero di giù? E basta. Ah, basta. Ah, ma bella. Quanto ti è mandato un rasco qua? Non lo so. Oh, è libero, non è libero. Che me lo porta a pugliare il libero? Non è libero. Si chiama Peppaolo. Peppaolo. No, io. Un fidanzato lui. Ti tengo che fanno, sono libero, quindi basta. Ho fatto il codo in un lenzuolo. Un lenzuolo? Che è? Che è sto lenzuolo? Su, sto rollando un bagno. Ma perché tu li vuoi usare con lenzuolo? Ma tu stai dando pure con me scimmie. No. Tanto volete. Dica adesso le posso provvedere. Che mi perdiamo che fa? Va, mamma. Va, tu sai quello che devi fare. Grazie. Ma no, perché c'è la vita? Dici, lui come ha dato? Per del cielo. Che c'è? Ah, no. Senta, zitta, che c'è il mio papà? Con più l'unica mamma, zitta. Con voi, figlio? Ma no, è da fare cortesia, te lo va a suo figlio alla mese, perché mi farò una mina animale. Tu giochiamo una sega. Andato, no, ti prego. Si può per ragionare, ma non si può parlocca. Andiamo bene. Filippo? C'è. Mi vedo un poco nervoso. Ma signore, quando mai? Non sto nervoso. Stato un poco agitato. No signore, ho detto che non sto nervoso. Sapete che ha già pensato? Ma poi faccio la camomilla. Non signore, ma la camomilla non mi piace. Faccio la camomilla più bella. Non mi serve la camomilla. Me la faccio! Non mi serve la camomilla. Ma perché non l'avevo sparato? Ma non è sciuma, dico, l'avevo sapere che portavo stuai. L'avevo sapere. Ma chi faccio qua? Ah, apri me fatta. Apri. Ma che fa a puntare? Don Antonio mi capisce a me. Ma non ti capisci pure che appunto. Scusate, ma che ce la capisco? Quello che avete capito. E una cosa, e che l'avevo capito? Avete visto, non ha capito niente. Ha capito tutto la tazzi. Hai capito? Ha capito tutto la tazzi. Tutto ha capito.
A che dovevo capire? Non lo so, non lo so, non lo so. Ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Ah, tutto quanto che sta camminando. Ah, 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 e mi poi si no, no, riga. Nada, un fallecito. Seconda puntata. Seconda puntata. Ah, va, poi ci fai il riassunto delle puntate precedenti. Va bene. Ma come si fa? Come fate a sopportare la vita in questa casa? Come fai sto caro parolone? E mi stavano in acqua, madonna mia. Poi che c'è il nuovo pazzo? Ma come porto un manicomio? Come mi fa piacere che voi mi dite queste cose, perché poche persone hanno capito quello che capita. Ma io non lo so. Come... Io vi ringrazio. Come fate? Siete su scema, a ora vostra. Chi state robinocolo? Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Mamma mia, guardate mia suocera, lo scemo sono cose passabili, ma chi lo rubinocolo, senza fracasso. No. Ma forza di massa per questo fracasso chi è? È uno dei 1.100.000 persone che camminano per le strade d'Italia, un semplice impiego di 120-140.000 euro. Ma come si fa? L'acqua del razzato. Ferraro, ma se va, 7-8-4 ma che fa? Cappo delle piante, spacci di trovo, picchionaggio, non ripuntava. E la cosa più bella è che loro stanno sempre e stendono sempre fegato in guaiare. Sempre! Caro Don Antonio, voi pensate troppo e non fate l'unica cosa che c'è da fare. Ma dico io, questo cacaccio mi sta sullo stomaco. E allora il rimedio ci sta. Uccidetelo. Adesso, ma perché sta voi non passaccio lei? Ma hai ragione. Ragione. E poi ragionando, vi fate uccidere un poco alla volta. Ah, caro Don Antonio mio. Uccidere, uccidere. Questa è gente che va a uccidere nel vero senso della parola. E allora difendetevi, no? Di... Ma da te! Sei venuta! Oh, la testa! Fatto male, pisello! Sì, io ho fatto male, pisello sotto! Qua, pisello, troppo fermo sei stato! Sì, Pieri! Bello! Passare tempo libero a giocare con chi è là! Ah, sì, ma quanto te ne vai qua, ma nascondere! Signorina, ma voi chi siete? Signorina! Io essere interpretatrice di IDL. Ma voi uscite un coppeggio? Noi! Io lavoro essere toccare domani. Io non sto ancora con la gamba, non è proprio un momento. Ma io subito fare? Ma non è proprio cosa, ma signore, gli altri ci fai scelto. Ma io intendo toccare domani opinione pubblica. Ma che è sto levo toccare? Ma voi come pensate? Perché la gamba deve toccare domani, non so. Bene, adesso comincia a arrivare. La cosa è presto perché niente da fare. Va bene, c'ho da fare. E fatemi capire, voi siete tedeschi e non andare di fretta, scrando bene le parole. Solo 15 domande, domande. 15 domande, facciamo mati. No. Chiamai a me, prezzo e prezzo. Io me ne devo andare, fate per. Fai domande. Domanda numero una. Ah, domanda numero una. Domenica, pizzella, ti lava, ti lava, pizzella, domenica, pizzella, ti lava. Chiamami, mati. Capito? Piano piano, scanda bene però, che cacciami! Allora, qua scritta... Caca! Domenica, pisella, si lava... Pisella, che femminile, pisello si dice, capito? Oh, no. Pisello! A domenica lo sapevi, sì, me lo dopo sì! Cacca! Me lo dopo sì all'armo! Domenica, pisella, va bene! Non andò solo la domenica! Solo la domenica, tanto tengo tempo in moussa qua, ne dopo in moussa! La domenica si sciacca. Giù, sapete che cazzo non ne fa a di una grana, si sciacca come si è la marmi. Bravi, che vuole fare? Ma che domande è ma che Pasca domanda? O toccia? Toccia o Pasca? Pasca o toccia? Toccia o Pasca? Due giorni, capita? Noi proprio o scarpone a prins. Che ti faccia rompere la frasca? Non frasca, non hai niente tedesca. Che avere comprensione, Pasca o toccia? Piano piano! Scandala! Scandalo le parole! Dite piano piano! Piano piano! Pasca o toccia? Ah, ovvio, ho capito, ho capito! Lo sapevi, qui quando me lavate, dove facci la doccia?
O bombe schiata in da Ah, fasca. Fasca. Da fasca. Da fasca. Schiene lava tu o qualcuno lava schiene te? Io lavo tu, lava tu, perché se ti piace un buttone. Non c'hai tu hai parlato quando parli, capito? A tasca di me, quando mi stavi, sono qua a cina. Piano piano, piano piano, parlate piano piano. Scandalo, scandalo. Fatevi capire. Qua scritta. Qua scritta. Qua scritta. Qua scritta. Chi le lava tu o qualcuno lava schiena? Non la capisco, dai! Piano piano, piano, cerca a me ci capisco, piano. Chi le lava tu o qualcuno lava schiena te? Ah, Bobby, lo sapevi, chi pensava una reterina quando la facitava? Mamma! Maronna, che schifo! Tanto fai, ci passato qua tutta la tua! Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Perché tu sei così arrabbiato, Pisella? Perché tutti e due mi stanno guardando in armonia. Ho nato, ho nato! Ma non si fa per ragionare, capito? Ah, oh, e che ti credi? E quando tu sarai contenta? Quando morre cacaccio! Grazie, pizzato! Cosa c'entrare adesso, cacaccio? Perché tu conosci cacaccio? E che io non conoscerei cacaccio? Io conoscerei cacaccio tanto, tanto! Ma tu sai anche chi ti ha pinto, non c'è cacaccio! E a me che me lo fai? E si fa per ragionare, ragazzi, ma chi se ne può parlare? Non c'è cacaccio! Adesso raccontare! Cosa cacaccio? Vicina! Io spogliare! Poi messo costume! E sopra il nuovo costume! Dai, no, sono sotto! Capo che zizza poi! Madonna mia! Quando fai queste cose nella vicina che ti hanno già a galla, si vede, la pisciata. Io non capisciare! Ah, non capisciare! Non capisciare! Quando faccio capisciare, quindi mi si lascia cavallo, porta la questura, che ci vuole essere a quel cornutore. Che se non stai in un momento. Ma che me ne porti sul testo dei mariuolo? Qui, e che si sono rubato? Si sono rubato tutte le zone rabbonate mie figlie, ma! Qua polizzi, signorini, ci penso io, voi andatemene in quella stanza là, vedete? Ecco? Ci penso io ai ladri, voi andate in quella stanza. Io parlo volentieri, ma dovete finire prima in questa. Ma non è proprio un caso, ma io dovete finire! Io prima! Si capisce! Tieni mai da qua! Oh! Prima si capisce, ma... Capurro! Bravo, ho detto naso di cane, sono io. Le fate capurro! Bravo! Hai capito, mo? Che fortuna, che colpo! Io ho un'idea, adesso va in vista, tu tempo libera di evasa. Sono cifre, ma non è proprio il caso. Non è proprio il caso. Non è proprio il caso. Uno! Parato! Parato, parato, molto bello! Ho nato, avete 5 secondi di tempo, raccomandate la vostra anima a Dio. Se no mi sparate. Bravo, ma ci sparate. Di tutto un bene che è merda. Chi ha temo? Chi ha temo? Non lo so, non lo so. Sta casa vostra è un porte mano. È una casa ringhiera. L'esecuzione è rimandata. Grazie a sa. Non lo fate entrare, fatelo aspettare. Non lo fate entrare. Ma voi, no, la fate non sì. Non devo entrare. Aspettate, state che stai battuando e chi si esce? Signor, acqua. Ma mamma mia, però figlio ti devo dire la verità, ho sempre detto che mi piace l'uomo violento, però c'è anche paura. Ho nato, sempre sottodina lei. Ma nonna, ma mamma mia, fatelo entrare, prima che poi e mandatelo subito via. Se non lo mando via subito, che succede? Un colpo in caso, molti da mangiare. Signore, accomodatevi. Madonna! Madonna! Questa! E voi avete detto Madonna! Io ci ho detto Madonna, non è appena così siete presentata, ha detto Madonna! Io ci ho messo lì! La Dio sa, ma non lo vedo, io mi sono passato in casa qua! Perché avete detto Madonna? Ma Madonna è il mio cognome! Ma che Madonna che sa! Permettete, Gennaro Madonna! Antonio Pisello. Sì. D.
Ah, vedete, qua c'è stato un imbroglio. Che imbroglio c'è stato? Il vestito che portate a forse di come state indignate. Questo qua? Sì. Non ci credo neanche se viene San Gennaro col bassino. Ma proprio il mio, no? Esatto. È di mio fratello Federico. È una buona stazza, certo. Da 68, mangia. È il vostro, eccolo qua. Grazie mille, si vede che è una cosa più figa. Ma da sapere che Chino Fumriello che ha fatto la consegna ha scambiato gli abiti. Oh, si sa visto Chino Fumriello quanto vaga ha continuato rinda a sta casa di un po' figa e un po' come. Don Carmine il Santo, amico mio, è amico vostro. Vi ha dato il vostro indirizzo ed eccomi qua. Grazie assai. Ma prego accomodatevi signore. E ve l'ho detto prima. Scusate, mi dimentico che sono passato. Avete... Sì, maresciallo Madonna. Maresciallo. Sì. Maresciallo, sì. Maresciallo. Sì, ho avuto la promozione da poco. Ma prego accomodatevi. No, veramente vado un po' di fretta. Una tazzina di caffè. Ma vado un po' di fretta. Maresciallo, volete mangiare con me? Ma per la verità, c'ho alcuni parenti a casa che mi stanno aspettando. Mangiate... Per festeggiare la mia promozione. Maresciallo, per favore, mangiate con me. Io ho detto che fate di fretta. Ma ve lo sto dicendo. Sei il maresciallo, mangia con noi. Ma non è possibile. Andiamo, maresciallo. Vi ho detto che vado di fretta. E vi sfogliate qua? Ci ho detto che diate dei prezzi. E c'è modo e modo. E lo so, ma io non è che mi posso muovere tanto. Non ho capito. Non mi posso muovere tanto. Ma che te li dolci collo? No, no. Ma mi sai io lo cielo come mano. E Don Carmine il Santo che dica. Ma perché? Allora, se posso. Fernando, sono quattro! Bravo, bravo, bravo! Fai così! Alla voce buona! Sentite, ma che sta? Aspettate un momento, che tutti insieme e poi vi racconto. Non so. Ma quattro che cosa? Lui che sta facendo il nurghello. Perché fai il nurghello in sola? La sera sta mangiando il cotone con tutto il pane. Ah, bravo! Quando una sera si mangia il cotone, la mattina fai il nurghello in sola. Ma non sa, state iniziando a capire, sì? Credo proprio di sì. State capendo pure che non mi posso esprimere del tutto. Non che esprimi, grazie. Poi passa che me la do questi di mio fratello per la volta. Aspetta, va. No, cammina. Mamma, facete una tazza di caffè. Subito! Il caffè è finito! Ma c'è stato il ruolo! È finito tutto! Oh, cacciacchi! Non lo fai! Sono giù! Sì. Siamo andati in una bucola! O siete voi che siete andati via che primo rodi? Ma quando mai? Io prima la stessa età. Ma anche? Io, mamma e papà. Siamo nati tutti e tre nel 36. State iniziando a capire, ma proprio di sì. State capendo pure che non posso parlare. Non parlate, non fate niente. E che non ha mai proprio già mano e già dalla funzola e non posso perché sono appiccicato la tua che mi ha sposato. Voi vi dovete sposare a vostra madre, non pare mai possibile. Datemi conto. E non vi preoccupate che pronto vi do un po' conto. Che mi ha già scusato a figli e se mangio del creatore me l'ha già scusato. Quanto male! Non andò, sono cinque! Ma fine, chi siamo mai? Via, scappo! Oh! Mangiamo, mi dà capo, 5 minuti.
Adesso facciamo una cosa, ci mettiamo a cantare, così capite meglio di quello che sta succedendo. Hai mai cantato? Sì, ecco, chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, soldato con te, la come ti piace, come ti piace la prova, ma trovare un bel, ti piaccia, ti metti in piazza, ma c'è già per la parchetta, ti piaccia, vai tranquillo. Fate presto, chiamate. Pronto, professore? Bravo. Sì. Bravo, professore, sono io. Gennaro Madonna, il maresciallo Madonna. Bravo, camuffato. Vi ricordate lo scambio dei vestiti? Sì. Sì, ci sono andato io personalmente. Bravo, camuffato. A quell'indirizzo. Professore, venite presto, perché c'è un caso per voi grave. Ma guarda, quello bravo, bravissimo. Professore, è gravissimo! Si diceva che buttassi in volta che devono circondare la casa! Buttato pure in volta! Perché è da circondare la casa! Vedrete che brava persona. Viene presto, non vi preoccupate. Avete camuffato bene. Sì. Io ho certi amici al Ministero dell'Interno. Vi devo proporre per capitale. No, quanto mai? Ma quanto mai? Vi siete peggio. Come si chiama? Certi, no, voi non state scherzando. Siete un certico perfetto. Ma voi fate la tassa per subito la situazione. Io ho capito. Sì, come professore, volete vedere se sta bene. Prego, professore. Thank you.
parlato prima. E gli altri ora che stanno facendo, non stanno priando. No, perché Don Antonio ha parlato. Cari, vediamo la battaglia di Castino, la volta che ha. Ma io che c'è tra essere in questa battaglia? Tu c'entri sempre, sì. Entri, perché se mi trovi in questa situazione, io sapevo, poverito, ma la colpa è a me, ma poverito, in quale facciamo di imbroglio mi dovevo andare a mettere io. Un'altra volta facevo l'ombra, Che va l'ombra! È una parola, si dà. Ma dico io, disgrazia, che stavi spolampato, ma era proprio necessario buttarsi dal finestrino per andare dalla polizia. Già ve l'ho detto, io ho obbedito ad ordini superiori. Ordini superiori? Chi l'è stato Don Antonio che si è messo in orecchio? Chi sei stato? Chi sei stato? Hai così fatto venire un male panza, vai in tuo bagno, a calo del finestrino e le pacchi a me i carabinieri. E tu l'hai fatto? Ma chi mi ha cercato a me? Chi mi ha cercato? Non l'avessi mai fatta una seca. Mentre scendevo, si sciuva per nuro e ho fatto un volo di una ventina di metri. E ti si è rotto qualcosa? La parte migliore. Cioè da retto? Un quarterete, sta tutto in un modo. Cos'è in un modo? Parliamoci chiaro, il volo è stato secco. Ma volo lo faccio fare io? Se non Antonio ha parlato a te, non parla, non può parlare. Non parla. Allora non hai capito niente. Chi l'hanno afferrato per pazzo? L'hanno chiuso il manicomio? Ma come manicomio? Se l'hanno buttato. Veramente? Sì, con tutti quelli che sono ricai, hanno pigliato e hanno portato un manicomio. Mo saranno in casa anche le scosse elettriche, rintelli, poverone, gli altri amici, rintelli. Mamma mia, chissà come stanno combinando. Quindi quello più parla, più in casa una mano che le scosse elettriche, quindi secondo me non parla. Meglio appunto. È benissimo. Quindi Peppa Volpa mi fa un segnale. Maronna mia bella, fa un segnale a Peppa Volpa, così chi se ne scende e si imbarca per l'Africa. Ma non c'è capito, ma ne perché non scendete più? Ma imbarca! Ma che re, non vi imbarcate più? Ci imbarcammo voi! Ma chi? Io e te! Un pataterna mia! Pataterna mia! Dobbiamo scendere da qua sopra e te come se fossimo due vecchi amici! Dottora, braccio così! Ma così piano piano! Ci sigaretta senza dare nell'occhio, combinate che sta maniera, bacio porto, ma sapete tutto quando andiamo nell'occhio. E che sta doveva dire? Stato accorta a te a non po' fesse perché altrimenti. Mi sparata. Bravo, qui come hai capito? Ma capire per consegnare un fotente così che mi era capito a me. Ma non spicci, come qua quattro reti. Avete la pomata? Chi è? Don Antonio! Siete tornati, Don Antonio! Ma che? Non c'è capo, che è? Don Antonio! Stava a te! Don Antonio, ma come cazzo siete questo? Avete parlato! Piano, 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 piano,
stiamo a mangiare prima. Ah, stanno di là con tutti quanti gli ostaggi. Maresciallo di pubblica sicurezza, chi l'ha fatto? Maresciallo di pubblica sicurezza, chi l'ha fatto? Allora noi sono maresciallo. Ah, brava, 10. Ma noi pubblica sicurezza. Che? Ma subsiste. Ora dei maccaruni. Peppi. No, ma andava qui. O consegna la polizia. Ma non sapete la nostra commissaria. Che giornata! Che esperienza! Che uomo! Ma che intervista, perché
mica posso. Ma io, signorina! Io volevo solo sapere come passare il tempo libero uomini, io? Bravo, tu vuoi sapere come passare il tempo libero gli uomini? Solo me! Don Anton, avete visto che sono stato capace di fare? E che sei stato capace di fare? Ho fatto addormentare a capurro! Ho fatto addormentare a chi? E poi l'ho fatto pure arrestare! L'ho fatto pure arrestare! Ve l'avevo detto che ero tremendo! Ma non è tremendo! Lascio sa vincente da caccia. Bravo, tante parole. E se... E nemmeno sono 10 anni che tu fammi ricerca. E ci sono venute le scosse elettriche per mi far capire. Ah, niente di meno. E meno male che te l'hanno fatta allora. Che le sulle. Ademi, sa te vino, e sempre sotto la scossa elettrica mi diceva, Antonio Pisello, tu devi cambiare vita, la vita tua destra. Futto tenne di gente cacace, non è cosa tua ormai, la vita felice. Finalmente è arrivata. Chi è arrivato? È arrivato nessuno, è arrivata la pace in questa casa. La mattina appena mi sosso, la prima cosa che faccio, piglio il suo binocolo e mi vado a dentro. Al mercatino. Ti devo dire la verità, mi hai fatto con povero queste parole che hai detto. Ma ti faccio una confessione. Quando io stavo con gli ostaggi là. Ma pure tu che è Mulignano? No, con cattivoni. Ah, coro dei Mulignano. Ruoto. No, col cattivone. Ho fatto un voto. Hai fatto un ruoto col cattivone? No. Io ho fatto un voto. Scusa, ci facevi il gruppo. Prendo a 3.000. Esce a te, figlio. Ho fatto un voto. Ha detto, Padre eterno mio, se Antonio torna sano e salvo, io a Positano non ci vado più. Avvicino poi la radio, fammi sentire se ci sono due canzoni melodiche napoletane. Sì,
in tua manicama c'è seduto solo Curtiello con Curtiello di Pino Mauro. Ma faccio di una bella canzone, aspetta, ma che allegri mi danno canzone. Il fortunato possessore della schedina vincente incasserà la straordinaria somma di 160 milioni. Non fa piacere. Ma ancora più straordinario è il fatto che il fortunato giocatore napoletano non è incognito, avendo apposto sulla schedina il proprio nome. Coraggioso. Annunciamo pertanto che il vincitore si chiama Vincenzo Cacace. Ma perché, Maria? La di
viaggio di Davanzo. Finalmente... Ma va benissimo. Sempre dovete venire a rispettarla del dietro mangio, sempre seduta lì. Sempre seduta. No, bella, non va a venire una casa, tanto poi dice, siamo coinvolti, uno non sa se niente sa. Sembra che a domani lì è successo male di più. Ma veramente, come pazienti, noi spostiamo, sempre seduti, tutto bene. Allora, però siamo riusciti a fare un bel pubblico, perché ovviamente le situazioni man mano che noi facciamo rispettare molte persone a volte hanno da fare, poi ci stanno dei gruppi, per esempio l'altro gruppo che doveva venire sabato o domenica non possono venire, neanche il sabato perché stanno a matrimonio, però quando facciamo i matrimoni sono anche 100 spettatori, una comunione 150, insomma tra una comunione, un matrimonio e un battesimo per 3 mesi, non può aspettare, siamo tutti male là, però è giusto così. E quindi va bene, però c'è sta gente e infatti mi fa piacere. Io vi volevo presentare un attimo gli attori, perché ci sono alcuni attori ed attrici che sono nuove, sono bravissimi, si sono medesimati un pochettino con loro di quello che è il progetto nostro, ovviamente sempre brillante, e hanno fatto le cose, credo, discretamente. Ce ne siamo accorti da pensare, con le vostre applausi. Come siamo? Io non me lo conosco, io non c'è Dario! Se magari qualcuno che non è potuto venire questa sera tramite il viaggio, tramite Mimmo Marchese o qualcun altro che sta in numero di telefono, potete chiamare e magari se lo viene a vedere sabato alle 21, lo stesso 10 euro nel biglietto e ci divertiremo pure sabato, perché altrimenti non potevo lasciare quella data nuda perché eravamo con gli attori, c'eravamo impegnati di stare impegnati quella serata. Va bene, vi volevo dare gli auguri di buona Pasqua. A pastiere comiamo, signore, la satire, e poi vi volevo ricordare moltissimo che anche a Cadreto, dal 29 aprile, questo è bellissimo, proprio il 29 aprile, questa è una cosa mia, te la volevo dire, poi io vi faccio sentire un pochettino in un viaggio che con Mimmo, ci sta l'ultimo spettacolo della rassegna, ci stanno due attori nostri, Andrea Mattiere e Pina Gesù Maria, che fanno lo spettacolo. Divertentissimo. Il biglietto sempre tramite ovviamente Mimmo e Viaggio, se volete prenotare chiamate il 29 aprile e domenica qua al Teatro Viso. Mentre sabato noi facciamo la replica, se lo volete dire a qualcuno, ovviamente se vi piace, se vi piace vi dice via.